Allora, riprendiamo l'esercizio per completare, sviluppare gli ultimi due punti, il 3 e il 4, il modello di casi d'uso e i mockup, che sono relativamente più semplici. Il punto 4 ci chiederà i mockup relativi alla composizione dell'ordine. È per quello che noi l'abbiamo fatto. Se non avessimo letto bene le domande prima, non avremmo fatto questo livello di dettaglio in più sulla creazione dell'ordine e l'avremmo dovuto fare dopo. Ok, quindi anche nello scegliere il livello di dettaglio dell'activity diagram, diciamo che non ho barato, ma ho letto avanti. Ma per ora occupiamoci del punto 3, che in assoluto è il più semplice. Diagramma di casi d'uso. Allora ci chiede il testo di implementare il diagramma dei casi d'uso, il modello dei casi d'uso. Non dice altro, quindi diamo per scontato che stia parlando del modello dei casi d'uso a livello user goal. Ok, sottinteso, se non c'è scritto nulla, casi d'uso a livello user goal. Se vogliamo qualcosa di diverso, scriviamo esplicitamente a livello summary, ad esempio. Quindi non è richiesto tutti i summary per tutti gli user goal, ma solamente tutti i casi d'uso a livello user goal. C'è scritto il diagramma dei casi d'uso, quindi non è richiesto per nessuno di questi la descrizione narrativa. Okay? Se vi si chiede la narrativa, ve la si chiede di un caso solo, non di tutti, chiaramente. E spesso quando si chiede la narrativa non si chiede anche il modello, cioè, alla fine. Allora, il modello dei casi d'uso parte dall'identificazione di quali sono gli attori e per ciascun attore pensiamo agli obiettivi, no? Che gli attori possono perseguire in questo sistema. Allora, i nostri attori sono tre: il cliente, ah già, qui dobbiamo sempre cambiargli nome, attore cliente, actor cliente, la cucina, cioè un addetto alla cucina, e la consegna. Questi non me li sono inventati adesso, ma li abbiamo scoperti facendo il diagramma delle attività, facendo vedere che per alcune azioni era necessaria l'interazione prima col cliente, oppure con l'addetto alla cucina e così via. Allora, ovviamente chi fa, no, ovviamente no, cioè, chi fa la maggior parte delle attività qua dentro probabilmente sarà il cliente. E per sapere quale attività fa il cliente andiamo a percorrere insieme al cliente i processi che abbiamo modellato e qual è il mapping, come si mappano le azioni dell'activity diagram con i casi d'uso. Dobbiamo capire dove iniziano e dove finiscono le azioni di senso compiuto, gli obiettivi di senso compiuto per il cliente, per l'attore. Allora, può darsi che in alcuni casi, quando magari c'è un controllo un po' complicato nell'activity diagram, un solo caso d'uso comprenda più azioni dell'activity diagram, le quali però nel loro complesso hanno senso per l'utente, non una per volta. Oppure può darsi che noi per brevità nell'activity diagram abbiamo fatto un'azione in cui avvengono varie cose che a livello di caso d'uso possiamo spezzare in più sottoobiettivi, no? Che hanno significato diverso per l'utente. Quindi non c'è una legge uno a uno di corrispondenza. Allora, partiamo dall'inizio. Qui abbiamo il cliente. Quindi, allora, innanzitutto quando facciamo questo lavoro non ci interessano per nulla le azioni che vengono compiute autonomamente dal sistema informativo. Se non viene coinvolto un utente, allora non è un caso d'uso. Il caso d'uso deve avere un attore, deve avere un umano che vi interagisce. Allora, cliente sceglie i piatti che comporranno un nuovo ordine che corrisponde al nostro diagramma di dettaglio. Corrisponde
a un unico caso d'uso. Cioè l'obiettivo del cliente è fare l'ordine. È un caso d'uso magari lungo, articolato, neanche lunghissimo, un po' articolato, ma l'obiettivo non è, ragioniamo per assurdo, il cliente sceglie un piatto in visione dei dettagli e decide se lo vuole ordinare, può essere un caso d'uso? Lui da solo? No, perché dopo che ho visto un piatto, cosa ho concluso? Cioè, potrebbe essere un caso d'uso diverso, no? Che però qua non abbiamo trattato, cioè il cliente è curioso su quel sito per vedere che cosa ci sarà, senza voler ordinare. Ma se voglio ordinare, se voglio fare un ordine, okay, il mio obiettivo è concluso, sono contento quando arrivo qua. Quando arrivo qua. Solo lì ho un ordine finito. Se mi fermo prima, non riesco a trovare un obiettivo che mi renda soddisfatto se non arrivo fino a quel punto. Cos'è? Ho inserito alcuni piatti, non tutti? Che obiettivo è? Ho visto quali sono i piatti che potrei inserire? Quindi anche se qua ci sono tante azioni, poi coi cicli, eccetera, dal punto di vista dell'utente, interrompersi a metà vuol dire non raggiungere nessun obiettivo. Raggiungere un obiettivo significa arrivare fino in fondo. Quindi tutto questo, ma meglio, ce la caviamo più in fretta, corrisponde a un solo caso d'uso, componi un nuovo ordine. Il cliente compone un nuovo ordine. Compone, scusate. Poi, dove è andato? Ah, ero qua. Andiamo avanti, qui c'è un'attività che viene fatta dal sistema informativo. Poi c'è un'attività nella quale il cliente accetta il preventivo. Allora, questi sono, questo è, chiediamoci, è un caso d'uso a sé? Un pezzo di un caso d'uso che continua dopo? O la coda del caso d'uso precedente? Cioè il fatto di visualizzare e decidere se c'è il preventivo fa ancora parte della composizione dell'ordine? Forse no. Comporre un ordine è una cosa e poi decidere se accettarlo o no è un'altra. Tra l'altro avviene in un momento diverso dopo che il sistema mi ha proposto un preventivo su base di informazioni che prima non avevo neanche. Quindi l'altro caso d'uso è accettazione, accetta il preventivo. E poi paga l'ordine. Anche qua è un altro caso d'uso diverso. Se avessimo i casi d'uso a livello summary, questi tre farebbero parte di un unico summary, che è ordinazione. L'ordinazione avviene in tre passaggi diversi. Prima ho fatto il preventivo, prima ho composto l'ordine. Boh, quando ho finito su salva sono a posto, sono tranquillo, poi mi verrà presentato il preventivo, devo accettarlo e poi dovrò pagarlo, cosa che è ancora diversa rispetto ad accettarlo. E controllare lo stato dell'ordine? Controllare lo stato dell'ordine c'è anche, ovviamente, che è un'attività sempre fatta dal cliente in un altro processo, farebbe parte di un summary diverso. Quindi controlla lo stato degli ordini, stato degli ordini abbiamo deciso di chiamarlo. Cosa ho fatto? Io e le frecce non ci siamo, eh? Così. Quindi se facessimo il diagramma a livello summary, i primi tre farebbero parte dell'unico summary, cioè composizione ordine, diciamo.
e l'altro controllo stato degli ordini farebbe parte del un altro summary, visualizza informazioni oppure. Sì? Sì, sì. Questi casi d'uso sono collegati poi tra di loro, possono divenire uno un'estensione dell'altro. Nel senso che anche accettare il preventivo può essere un'estensione di compone nuovo ordine e paga l'ordine può essere un'estensione di accettare il preventivo. Nel senso che in teoria come casi d'uso possono essere attivati indipendentemente, cioè io potrei comporre l'ordine, poi andare a prendere un caffè, fare una telefonata, poi torno dopo un po' e accetto il preventivo. Oppure se il sistema informativo è abbastanza veloce nel calcolare il preventivo, io subito dopo che ho composto l'ordine ho già davanti la videata col preventivo e lo accetto subito. Quindi in questo caso posso avere la relazione di estensione, accetto il preventivo, estende, compone un nuovo ordine e paga l'ordine, estende, accetta il preventivo. Può estendere, no? E se vogliamo aggiungere dettagli, visto che stiamo facendo per ragionare, anche compone nuovo ordine, volendo, visto che tanto dovremo affrontarlo a livello di mock-up, tanto vale ragionarci un minuto in più, poi possiamo vedere che lui include dei casi d'uso a livello sub-function. Cioè lì dentro la composizione del nuovo ordine, sappiamo già, ce l'abbiamo già nell'activity diagram, c'è la visualizzazione della lista, che sarebbe il menu in realtà, c'è la visualizzazione di un piatto, e basta essenzialmente. Poi c'è l'inserimento, fa parte delle azioni della composizione dell'ordine. Quindi questi due elementi, visualizza la lista, visualizza i dettagli, sono casi d'uso inclusi all'interno della composizione dell'ordine. E sono casi d'uso che evidenziamo sono a livello di subfunction. Viene bene esplodere questi due a livello di subfunction perché possiamo immaginare, adesso non entriamo nei dettagli, perché ci porta lontani dal testo dell'esercizio, che magari dentro controllare stato degli ordini posso vedere i dettagli dei piatti che avevo ordinato. Quindi questa pagina in cui c'è il dettaglio del piatto magari è raggiungibile anche dal dettaglio degli ordini. Quindi in teoria potrei pensare che anche qui questo dettaglio dei piatti venga incluso anche da altri casi d'uso. Ma queste sono funzioni di base, mattoncini di base che poi vengono ripresi anche in altri contesti. È la stessa pagina che visualizza i piatti, la stessa. Però è solo per fare un esempio del fatto che le inclusioni servono sì per espandere dei dettagli rispetto a un caso d'uso, ma anche per estrarre delle parti che possono essere riusate altrove. Togliamo, adesso cancello questo solo per non avere il disegno troppo complicato.
Dopodiché, il cliente direi che non fa altro, l'addetto alla cucina, se non ricordo male, fa due cose. Se non ricordo male è meglio non dirlo e quindi andare a controllare. L'addetto alla cucina prende in carico l'ordine e poi l'addetto alla cucina completa l'ordine, completa la preparazione. Completato l'ordine è brutto, scusate, perché non ha completato il tutto, solamente la preparazione. Quindi fa queste due azioni, che non possono assolutamente far parte di un solo caso d'uso, se non altro per il fatto che tra l'una e l'altra passano 20 minuti, mezz'ora, un quarto d'ora, in cui nel frattempo l'addetto alla cucina sta facendo altre cose. Ricordiamoci che i casi d'uso a livello di Jargol devono avere una continuità temporale, cioè una serie di azioni contigue che l'utente compie dall'inizio alla fine. Quindi se sono cose che vengono spezzate da altre attività, sono per forza casi d'uso separati. Quindi l'omino della cucina, che lo spostiamo più in basso, compie questi due casi d'uso che sono, prende in carico l'ordine e conferma la fine della preparazione. Mentre l'addetto alla consegna, l'unica cosa che deve fare è confermare l'avvenuta consegna. Nei nostri processi non abbiamo altre attività da rappresentare. Quindi la lettera alla cucina ha due casi d'uso, la lettera consegna un caso d'uso, la lettera il cliente ha quattro casi d'uso a livello di Jargol. Fine del punto 3. Il punto 4 ci chiede di creare i mock-up relativi a composizione di un nuovo ordine. Quindi in questo momento speriamo che la rete funzioni. Allora, chiamiamo un progetto mangia a casa, si chiamava, mangi a casa. Aspettiamo che venga creato, eccolo qua. Lo rendiamo subito pubblico. E cominciamo a creare i mockup dell'interfaccia, seguendo essenzialmente
questo diagramma. Quindi è un caso d'uso nel quale il cliente prima, ovviamente dopo aver richiesto, entra nel sito e compone un nuovo ordine. Quindi la prima cosa che il sito fa è mostrargli l'elenco dei piatti. Questo è un caso un po' strano, stiamo facendo dei mock-up senza avere di fronte a noi il testo della narrativa del caso d'uso, perché non ce lo chiedevano e quindi non l'abbiamo fatto. Quindi andiamo un po' a naso, non possiamo dire passo 1, passo 2 perché non li abbiamo scritti. Va bene. Andiamo a naso. Allora, il primo passo è mostrare l'elenco dei piatti. Quindi prendiamo una finestra di browser. Immaginiamoci come mostrare al cliente l'elenco dei piatti. Allora, qui stiamo componendo un ordine, ok? Noi da questa azione, visualizzare l'elenco dei piatti, passiamo più volte, ma qualitativamente sono due momenti diversi. Ci entro per la prima volta, quindi vedo l'elenco dei piatti che non conoscevo ancora, ma in realtà posso entrarci anche più volte. Allora, come sempre, qui alla fine siamo in un contesto tipo e-commerce, quando ritorno all'elenco dei piatti devo dare all'utente un'indicazione che guarda che tu hai già scelto 3 piatti, ne hai già scelti 2. No? Se siete sul sito di commercio elettronico, in alto a destra c'è il carrello con un numerino che dice quanta roba hai già messo nel carrello, 18, beh, magari è meglio se mi modero. No? Qui magari ci serve qualche informazione in più, perché sapere che ho 4 piatti nel carrello e non sapere quali, magari non mi aiuta a scegliere quello successivo. Cioè, cosa sto dicendo? Sto dicendo che probabilmente a livello di interfaccia io userei 3/4 della pagina per l'elenco dei piatti e 1/4 della pagina a destra col riepilogo dei piatti che ho già ordinato. No? Quindi, farei una tabella con l'elenco dei piatti, quindi ci metto dentro il piatto, il prezzo e poi cos'altro? Quali altre informazioni abbiamo sul piatto? Andiamo a vedere. Nome, la foto, la descrizione, il prezzo. Poi ci sono gli ingredienti, gli allergeni, eccetera, eccetera. Quindi, ma nella pagina iniziale si ci può stare magari la foto. Quindi, il piatto, la descrizione. Il prezzo, dai fammelo, vabbè non mi fa questo simbolino qui, e foto. Non ci vogliono delle virgole. Ok. Vabbè, su carta non dovete impazzire con la sintassi di queste cose per far venire una tabella decente. No, foto non si può ordinare.
E poi sotto avrò alcuni esempi di piatto, tipo pasta, carne, che ne so, pasta, spaghetti alle vongole, linguine al pesto, tortellini in brodo, poi a quest'ora poi possiamo avere una bistecca con patate, eccetera, via. Dobbiamo mettere una descrizione, un prezzo, mettiamo che 8 euro per tutto. E poi forse una foto, mettiamo solo un placeholder se me lo fa vedere. Una cosa del genere. E poi ci metterei a fianco, quindi questo è un titolo. Che è menù del giorno. Qui sono tutti i piatti possibili. E poi ci aggiungiamo un'altra tabella, oppure semplicemente una lista. Paragrafo di testo, così. Ok, facciamo semplicemente una lista puntata per occupare meno spazio, visto che è un'informazione secondaria, in cui c'è scritto che io ho già ordinato numero 2 spaghetti aglio olio e numero 1 insalata di contorno. E quindi in un angolino avrò olio scritto con la G, viene benissimo, e quindi avrò un altro titolino più piccolo qua che mi dice il tuo ordine, che sto componendo via via. Dove vai dietro? Qua. Una cosa del genere. Al che io posso, cosa posso fare? Posso scegliere una di queste voci, oppure avrò, aggiungere un bottone qua, finito, completato, concludi l'ordine. E questa è la prima azione, che poi vedo la prima volta e poi ci tornerò in seguito.
Poi l'utente può cliccare su una di queste e vedere il dettaglio, quindi un secondo mockup in cui ci sarà il dettaglio. Professore, sì. No, non c'è un pulsante, perché devo entrare nel dettaglio e poi confermare da lì indicando la quantità. No? Così avevamo scritto qua. Dall'elenco alla lista ne può selezionare uno, selezionando uno entra nella pagina di dettaglio e da lì indica poi la quantità, se vuole inserirlo. Okay? Quindi lui selezionerà uno di questi, adesso non mi ricordo più come si fa a fare il link. Vabbè, non perdo tempo adesso, tanto... Voi l'esame siete su carta, quindi non abbiamo bisogno di impazzire sulla sintassi. Supponiamo che lui abbia cliccato sul tortellino in brodo, quindi questo qua lo salviamo, gli diamo un nome che si chiama lista piatti. E duplichiamo questo mockup. Per dare i dettagli dei tortellini. Allora, questo specchietto col tuo ordine lo manteniamo o lo cancelliamo? A me viene voglia di mantenerlo perché comunque ci dà una certa continuità grafica anche nelle varie pagine. Comunque io, nello scegliere quanti di questi ordinarli, ho comunque sempre sott'occhio qual è l'ordine che si sta via via formando. E cosa abbiamo qua? Del testo con la descrizione, questo è un testo qualunque, illeggibile apposta, appositamente illeggibile, che dice che ci sarà una spiegazione, poi ci sarà un'immagine del piatto. Beh, magari formattiamola così, uno a fianco dell'altro, un po' più grande l'immagine, ok? E poi ci saranno tutte le informazioni di dettaglio che abbiamo fatto tanta fatica a modellare, che sono gli ingredienti, gli allergeni, e le informazioni nutrizionali. Quindi io uso lo stesso meccanismo che ho usato per l'ordine, quindi un sottotitolo qua che sono gli ingredienti, un altro che saranno gli allergeni e un altro che sono le informazioni nutrizionali. Gli ingredienti allergeni possono essere semplicemente dei testi, le informazioni nutrizionali invece le abbiamo pensate come struttura dati tabulare. In cui, cosa ho fatto? In cui i campi di interesse erano, c'era la tipologia, la proprietà si chiamava. Poi avevamo la quantità per 100 grammi e l'altro era la quantità, cosa era? Valore per 100 grammi e valore per porzione.
spostiamolo qua, per cui possiamo avere a questo punto i grassi 100-100, proteine 50-50, sto inventando ovviamente, vitamine ABC 20-18 e cose del genere. Manca una virgola. Allora, di questa cosa posso fare? Posso ordinarla o no? Quindi dovrò avere un bottone indietro che mi permette di tornare all'elenco e invece un bottone ordina con a fianco la quantità. Questi qua li posso mettere in fondo a tutto, in basso. Quindi facciamoci un pochino più di spazio. Mi servirà un bottone indietro, invece un altro bottone ordina con a fianco una casellina che mi dica quanti ordinarne. Andiamo a rileggere, poi torno subito qua, ma andiamo a rileggere cosa abbiamo scritto nel processo. Il cliente sceglie un piatto, l'ha scelto prima della lista. Ne visiona i dettagli, che è la nostra, abbiamo messo tutto ciò che avevamo, tranne il tempo di preparazione che il testo non rendeva chiaro se doveva essere mostrato o no come dato, e decide se lo vuole ordinare. Quindi se schiaccia indietro vuol dire che non lo vuole ordinare, se schiaccia ordina vuol dire che lo vuole ordinare, e quindi il cliente ne specifica anche la qualità. Qui non c'è, come dicevo, un mapping 1-1, no? Tra le videate e le azioni, perché qui ho separato il punto in cui il sistema informativo riesce a conoscere questa decisione. Se poi l'utente decide di ordinare, allora al sistema informativo serve conoscere la quantità. In realtà nell'interfaccia utente decidere di ordinare e specificare la quantità avvengono insieme. Però là l'avevo tenuto separato. Non importa, stiamo descrivendo la stessa cosa, qui stiamo semplicemente mappando quelle parti del processo su alcuni componenti dell'interfaccia, ma è tutto coerente. Vuol dire che qua, quando c'è scritto cliente specifica la quantità, il sistema informativo in realtà saprà già quella quantità perché è stata già specificata qui. Non vado ad aggiungere un'altra pagina in cui dica sì, ma di quanti ne vuoi di questi? No? Cerchiamo di ridurre sempre il numero di passaggi per utente. Poi, sia che io clicchi indietro, sia che clicchi ordina, torno sempre alla videata precedente. Quindi questo è dettaglio piatto. E questo lo posso linkare su lista piatti e quest'altro anche lo linko su lista piatti. E praticamente non servono altri, perché io quando torno alla lista piatti tornerò qua e avrò il mio ordine che è aggiornato con i nuovi piatti. Per come funziona il processo io non sono tenuto qua a indicare il prezzo, perché viene detto il preventivo lo fai nella fase successiva dopo che hai fatto accetta, fine, eccetera. Però poiché ho scelto
di mettere già qua il riepilogo dell'ordine, mi risparmio un'eventuale videata successiva. Se non avessi questo, io avrei il menu del giorno che finisci e dovrei obbligatoriamente avere un'altra pagina in cui c'è il riepilogo dell'ordine dettagliato. Io invece ho questo, quindi quando l'utente clicca su fine sa già che cosa sta confermando. Questo ordine che ho riepilogato in piccolo. Poi tanto so che ci sarà ancora una conferma successiva, no? Perché poi dopo il sistema informativo mi farà il riepilogo dell'ordine con tutti i prezzi e con i tempi di consegna. Quindi questo non è ancora un comando dispositivo, ho confermato l'ordine, mandamelo. Ho finito di comporre l'ordine, vediamo cosa mi propone. Quindi con questa scelta di mettere l'ordine qua, ho risparmiato, ho evitato di fare un terzo mockup. Che tra l'altro non è neanche previsto qua, no? Già l'avevamo pensato bene. Fatemi solo, giusto per simularlo, non mi ricordo come si fa a fare un link, aspetta, non è così. Eccolo qua, il link si fa con la parentesi quadre, ok. Quindi in teoria dovrei poter trasformare queste cose in link, esatto. Perfetto. Ok. Allora, se lo vogliamo provare, abbiamo questo lista piatti, possiamo visionarlo, clicco su tortellini, mi dà i dettagli, posso decidere di non far nulla, torno qua, oppure posso decidere di ordinare e torno sempre qua fino a quando non premerò fine, il che non mi porta da nessuna parte perché mi farebbe chiudere, no, il mockup. Domande? Ok, quindi questi ultimi due punti sono stati relativamente veloci. Ah, vi ricordo che quando fate queste cose all'esame non fate tutte le decorazioni del browser, la casettina, la frecciolina, eccetera, eccetera, la lente di ingrandimento, basta un rettangolo che si capisca che è un browser. O se proprio ci tenete, portatevi da casa dei fogli su cui siano già stampati la finestra e poi ci girate dentro, va benissimo, non c'è problema. Però non serve. L'importante è il contenuto. Ok, siamo in previsione di finire presto, che non dispiace a nessuno, però magari guardiamo insieme il testo dell'esercizio che faremo la settimana prossima, così vi rovino il weekend. Allora, questo qui cos'era? Allora, faremo questo del 7 luglio per un motivo molto semplice, che quello del 27 febbraio lo sto facendo nel secondo corso,
Quindi così vi potete poi andare a vedere le soluzioni dell'uno e dell'altro, avete, è inutile ripetere due volte lo stesso nei due corsi, no? Potete parlarvi, anche se siete in due corsi diversi, potete parlarvi, scambiarvi l'informazione, guardare le lezioni che sono registrate anche nell'altro corso. Quindi faremo questo il 7 luglio con una piccola variazione. Anziché nel punto 3, anziché il modello di casi d'uso, faremo una narrativa di un caso d'uso, così la facciamo una volta, perché qua era richiesto solamente il modello di casi d'uso. Gli diamo un'occhiata veloce, così martedì arriviamo già belli caldi e sapendo già qual era il testo. Parla di un'azienda di assicurazioni che sta lanciando le nuove polizze assicurative basate anche su informazioni fornite da una centralina connessa installata a bordo dell'auto assicurata, no? Ci sono davvero delle assicurazioni che stanno facendo queste cose. Se metti sto scatolotto a bordo ti faccio pagare di meno. Ciascuna polizza è intestata a un titolare di cui sono noti i codici fiscali, dati anagrafici di residenza, che si suppone già registrato nel sistema il titolare, ed è associata ad un veicolo di cui sono noti targa, telaio, marca, modello, potenza e data di immatricolazione. Vabbè. Alla stipula della polizza sul veicolo dovrà essere installata la centralina, identificata dal numero di serie. Ogni titolare può possedere più veicoli, per ciascuno dei quali però dovrà stipulare una polizza distinta, diversa. L'assicurazione definisce inizialmente una serie di fasce di prezzo, ciascuna caratterizzata da un importo annuale, il premio della polizza, quindi in questa fascia di prezzo paghi 1000 euro all'anno, ma in quella fascia tu hai un certo chilometraggio massimo. Ad esempio, fino a 15.000 km all'anno si pagano 500 euro. Se invece fai fino a 25.000 km all'anno pagherai 800 euro. Questa fascia va dichiarata prima. Okay? Ciascuna fascia di prezzo è anche associata a un massimale del danno rimborsabile ed un numero massimo di incidenti annui. Cioè dici, io sono un guidatore prudente, fa pochi chilometri, scelgo questa fascia. Io sono invece un rappresentante che gira, fa 100.000 km all'anno, faccio un'altra fascia in cui avrò delle condizioni economiche diverse. L'automobilista, collegandosi al sito delle assicurazioni, seleziona la polizza più adatta al suo caso, inserendo i dati del proprio veicolo, selezionando la fascia chilometrica più adatta alle sue abitudini. Riceverà poi la centralina, che installerà sulla propria auto e darà conferma dell'avvenuta installazione attraverso il sito. A fine anno, attraverso i dati ricevuti dalla centralina, l'assicurazione calcola i chilometri percorsi. Quindi io non è che dichiaro faccio 1000 km all'anno e poi ne faccio 50.000, la centralina sta monitorando ciò che faccio. E quindi l'assicurazione calcola i chilometri percorsi con i dati della centralina, e in caso di sforamento del limite chilometrico della fascia, cioè ho dichiarato 1000 e ne ho fatti 5.000, verrà applicata una penale all'utente. E l'utente a fine anno potrà poi rinnovare la polizza, ma solo selezionando una fascia chilometrica maggiore o uguale a quella dei chilometri effettivamente percorsi. Cioè, se il primo anno dichiari 1000 e poi ne fai 5000, ti faccio pagare la penale e quando la rinnovi dovrai rinnovarla una fascia dai 5000 in su. Questo per scoraggiare ovviamente dei tentativi di gioco al ribasso da parte dell'utente. Questo se non capitano incidenti. Il meccanismo normale di rinnovo. A fine anno vedo, se sei rimasto nei chilometri va bene, tra l'altro se tu hai fatto meno chilometri di quelli che avevi previsto, lui ti permette di selezionare anche una fascia inferiore, perché dice che puoi selezionare una fascia maggiore o uguale a quella dei chilometri effettivamente percorsi, non quelle della fascia di provenienza. Quindi se in realtà hai fatto meno chilometri puoi scendere di fascia al momento del rinnovo. Durante l'anno, ad ogni incidente verificatosi però, è qui cosa capita quando sono incidenti, il cliente si connette al sito e segnala l'avvenuto sinistro, indicando l'ammontare del danno causato. Ok, l'assicurazione paga sempre il danno che tu causi agli altri, non i danni che gli altri causano a te. L'assicurazione provvede alla liquidazione del danno fino al massimale indicato, che dipende dalla tua fascia, solamente se il numero massimo di incidenti non è ancora stato raggiunto. Altrimenti te lo paghi tu. La centralina che registra la posizione e l'accelerazione del veicolo trasmette continuamente i dati all'assicurazione, la quale può quindi confermare che effettivamente è avvenuto un urto. Cioè tu chiami l'assicurazione, vai sul sito e dici ho bocciato, ho fatto 1000 euro di danno.
Poi là ci sarà un omino che ci dice, sì sì, un attimo, prima di pagare andiamo a vedere la centralina cosa dice. Effettivamente andavi gli 80 all'ora, poi sei sceso ai 3 all'ora, in meno di un secondo vuol dire che sei andato a schiantarti contro un muro, contro da qualche parte. E quindi l'incidente c'è. Se invece la centralina mostra dei dati che non rappresentano un incidente, allora non ti viene accettata questa richiesta di rimborso. Nel caso in cui i dati infatti non riportassero la presenza dell'urto, la richiesta di liquidazione non viene evasa e al titolare viene applicata una penale. Ultimo caso, nel caso di sforamento del numero di incidenti, cioè tu hai fatto più incidenti di quanti erano previsti dalla tua polizza, allora la polizza verrà automaticamente spostata in corso d'anno sulla fascia di prezzo successivo. Cioè se tu sfori i chilometri, al rinnovo paghi la penale, eccetera. Ma se tu sfori gli incidenti, visto che quell'incidente in qualche modo lo devo pagare per legge, io non potevo pagarti sulla fascia precedente, ti sposto sulla fascia successiva e te lo pago. Ma nel spostare sulla fascia successiva in corso d'anno, c'è ovviamente, come la parola ricorrente per le assicurazioni, una penale da pagare. Quindi si addebita al titolare la differenza di prezzo tra la fascia in cui era e la fascia in cui l'ho dovuto spostare perché ho sforato gli incidenti, più una penale. Ok, di questo c'è da fare, come sempre, il modello concettuale, il modello di processo, dicevamo non un modello del caso d'uso, ma una narrativa di un caso d'uso, e poi i KPI più significativi dal punto di vista dell'assicurazione, non del cliente. Ok? Martedì ci metteremo al lavoro su questo. Buona serata.